sai. Bene, oggi sono un po' bloccata. Anche tu? Sì. Anche io a sinistra. Anche io, anche tu. Siamo tutti bloccati oggi sulla sinistra. Facciamo così, dai. Ole. Ale. Vabbè, ma lei è anziana come me sul mare fuori, è lui che è più... Io sono anziano nella vita. Lui. Beh, certo, però, a parte questo... È cambiata tanto la vostra vita, negli ultimi anni. Io sono stata a Napoli per mezza giornata con Francesco e effettivamente era difficile muoversi, perché lo fermavano tutti proprio, anche se era una circostanza molto particolare. Sì, mi ricordo. Parliamo di te, che ti commuovi e ti sorprendi quando ti vedi in onda nei panni di Clotilde. Cos'è che ti tocca quando ti riguardi? Ma probabilmente tornare indietro nel tempo e pensare a quando ho cominciato, o comunque come ho cominciato, no? Forse mi ricorda la mia bambina che ha iniziato a fare teatro a 12 anni e l'idea del percorso che ho fatto è quello che mi emoziona quando mi rivedo. C'è qualcosa che ti somiglia del personaggio di Silvia o ma prendi le distanze da lei? Assolutamente no, in realtà, ed è per questo che all'inizio ho avuto un po' di difficoltà ad accettare anche il personaggio, insomma, e, proprio perché era molto distante da me, però devo dire che dopo 4 anni posso dire che è stata una bellissima sfida. È una donna ferita, bisogna essere anche comprensivi rispetto alle sue scelte. Lo è, però è anche una donna molto ingenua, una donna, è una ragazzina in realtà. E questo bisogna sempre ricordarlo, è un adolescente che probabilmente secondo me ha avuto un'educazione sbagliata, è cresciuta senza un padre, è cresciuta con una madre a sua volta ferita e che secondo me però non gli ha dato gli insegnamenti giusti e quindi questo poi si riversa nelle scelte che lei prende. Vediamo un'anticipazione del tuo personaggio. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. È quello che penso. È la prova che ti scagiona per la questione dei soldi. Sono libera. Quasi. Settimana prossima c'è l'udienza e li stracciamo tutti. Sarò libera quindi? Sì. Ma non è l'unica cosa. Brasile. Appena ti fanno uscire partiamo subito. Anche perché ho dato l'anticipo per una villa a Rio de Janeiro. E ho anche assunto una cuoca e un tuttofare. Loro però sono un sito internet, quindi non sono certo che si presenteranno. Aspetta, ma che stai dicendo? C'è un segreto. Ci impariamo dalle lezioni della vita, non è che... invece non si impara mai abbastanza. Allora, non svegliamo altro. Tu ti sei laureata durante le riprese, in giurisprudenza. Sì, praticamente mi sono laureata 2 giorni prima all'inizio delle riprese della terza stagione e loro in realtà stavano già facendo le prove da quello che ricordo e sì, l'anno scorso. Ti è servito per cogliere qualcosa in più anche del tuo lavoro? Ma sì, sicuramente, nel senso il mio percorso di studi è stato sicuramente importante e sicuramente mi ha dato qualcosa anche a livello umano e sicuramente mi aiuta anche nel mio lavoro, certo, sì. Te lo chiedo non a caso, poi ci arriviamo, perché... Okay. Francesco. Ciao. Come va? Tutto bene? Guarda, insomma... Sì. Chiamiamo... Che è successo a questa mano? C'è stato... Chiamiamo Andrea Fanti. È stato un simpatico scambio di opinioni, tra l'altro, da lui che è appena uscito da Doc e mi ha guardato e ha fatto, oddio, cioè, nel senso... Io ho fatto subito, che cos'hai? Che cosa è successo? Federico è preoccupato. Perché poi così, io poi gli ho spiegato tutto nel dettaglio, così poi magari qualche prossimo, diciamo... Che hai fatto, insomma? No, ho fatto un intervento molto simpatico, cioè nel senso simpatico tra molte virgolette. Praticamente ho avuto questa malattia che si chiama morbo di Kinbock, che è molto rara, cioè proprio casuale, e ha fatto andare in necrosi un osso del mio polso. Praticamente l'hanno dovuto, insomma, fare una serie di... Non voglio dire che le persone magari sono un po' sensibili, però insomma, diciamo, fatto questa operazione che tecnicamente dovrebbe essere recuperato, e il mese prossimo levano il piccolo ferro che ho nel polso e poi da lì è tutto in discesa. Spero che mi operi Giacomo Giorgio.
è già chiamato Fanti, sì, no, è già tutto, Andrea, già, Lentini. Tutto a posto, già fatto. Non ti conviene Federico Lentini, ti conviene più il dottor Fanti. Vabbè. Senti Francesco, tu sei un batterista, non è sì. che forse ti sei fatto male? No, in realtà questa è stata meramente sfiga, accompagnata poi sì dal fatto che da batterista poi lo stressi molto il polso, tant'è che mi hanno detto che tutti, diciamo, i pazienti che erano stati sottoposti a questo tipo di intervento erano persone che svolgevano lavori manuali, quindi, che ne so, c'erano agricoltori, chi utilizzava il martello pneumatico. Però è una cosa risolvibile. È una cosa risolvibile, diciamo, il peggio è passato, quindi il mio pensiero è tornare a suonare, poi quello che viene nel mezzo, insomma. Non... Il tuo personaggio è molto amato e chiaramente anche un po' contestato. È un personaggio fortemente caratterizzato in Mare Fuori, no? Mm-hmm. Ti sei mai fatto degli scrupoli rispetto a... Cioè, poteva imprigionarti in un ruolo subito? La prima cosa che ho pensato quando mi è stato presentato questo personaggio da interpretare è stato che sarebbe stata una grandissima sfida, soprattutto con me stesso, perché... Tua madre è stata commissaria di polizia? Mamma è commissario capo in pensione, sì. Caspita. Però in realtà lei mi ha insegnato che, proprio una delle cose a cui tengo moltissimo, che questi ragazzi, queste persone comunque che vivono delle vite particolari, no? Sono cresciuti in contesti particolari, non vanno mai giudicati, ma vanno capiti, compresi e poi accompagnati nel loro percorso di nuova vita che c'è. E quindi questo è il primo pensiero che ho avuto nei confronti del mio personaggio. Secondo, è stata la grandissima responsabilità che poi mi sarebbe stata affidata con il ruolo di Cucciolo, che era quella di dar voce poi a chi non ne ha, insomma. E quindi questa è stata proprio la prima cosa che mi ha colpito moltissimo e che mi ha reso fierissimo del personaggio che interpreto. Non lo giudicherei mai. Bello. I personaggi non si giudicano, secondo me. Vediamo un'anticipazione anche di Cucciolo. Sa ballare ragazzi. A tutti e tre, qual è il messaggio che sperate passi da Mare Fuori? Comincio io. Prima i più anziani. Prima è. Sì. Maledetto. Siate liberi di vivere la vostra vita senza pensare al giudizio altrui. Responsabilità delle scelte. Credo che in generale sia molto importante guardare questa serie con senso critico, soprattutto per i più piccoli. E in questa ottica credo che la presenza dei genitori sia fondamentale, perché poi è un attimo che si comprende qualcosa di sbagliato, no? Ci sono tantissimi temi che tocchiamo in questa serie e tantissimi insegnamenti soprattutto. E il peso delle scelte è proprio uno di questi e le conseguenze soprattutto. Giacomo? Quindi... Io invece vorrei dire qualcosa di più impopolare, che è forse più importante vederlo in questa maniera. Cioè, Mare Fuori è una serie, come i film sono film, non... Un prodotto artistico non può avere il peso di che cosa genera nel sociale. Va visto come un prodotto artistico. Bisogna ricordarsi che Mare Fuori non è verità. Ho letto tante volte questa cosa, Mare Fuori è verità, è verità. Mare Fuori non è verità. È verosimiglianza. Che è un'altra cosa, sennò sarebbe un documentario. Quindi bisogna ricordarsi che è un bellissimo gioco e considerarlo tale, perché altrimenti tutte le colonne del cinema, della storia, Padrino, Scarface, personaggi terrificanti, cattivissimi, allora basta, meritano l'estinzione perché sono un cattivo esempio. Assolutamente no, basta ricordarsi che è un gioco. Francesco, Clotilde e Giacomo,
che il vostro fan club avrà molto da chiedervi. Grazie di essere stati qui da noi. Buon lavoro e complimenti. Ciao.